Vi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Bentornati ragazzi su Giovi HD Sport e bentornati con un nuovo video per dirvi che sul sito che sponsorizzo stanno facendo gli sconti di Natale. Il codice coupon che potrete prendere attraverso questo click su questo pannello. Dovrete mettere mi piace a Facebook, vabbè. Comunque seguite quello che c'è scritto qui, poi dovrete andare in chat, dovete dire che avete fatto quelle cose e vi daranno il codice coupon dell'8%. Però se volete avere una mia assistenza quando acquistate i crediti in caso ci siano problemi, dovrete andare nel link in descrizione. Sempre in descrizione troverete il mio coupon che attualmente non funziona. Forse perché hanno messo quel da 8%, non servirebbe il mio coupon solo da 5%. Probabilmente a fine, dopo il 28, ritornerà attivo. Dunque, volete sapere come si acquistano crediti? Semplicemente andate per esempio su PlayStation 3, andate su PlayStation 3, andate su Add to Cart, prendete per esempio 100k, Add to Cart, il codice coupon non funziona, vi faccio anche vedere che non funziona per davvero. Perché c'è col dall'8%, consiglio di fare quello che dicono. Poi andate su First Name, vedete il vostro nome, cognome, last name, l'email, telefono, potete anche non metterlo, vabbè, mettetelo che per sicurezza. Player name, questo qui. Poi choose player level, choose è questo. Questo è bronzo, argento e oro, gold. FIFA Ultimate Team Name è questo qui sopra. Poi Player Leagues è la lega del giocatore, per esempio la Serie A, la Liga 1, eccetera, eccetera, eccetera. La posizione del giocatore, per esempio questo è GK, è il portiere, il goalkeeper, ed è questo ad esempio. Poi dovete mettere 3 giorni, il club del giocatore, per esempio Ranocchia, difensore centrale, center back, CB dell'Inter. Poi potete scegliere se Skrill e PayPal, hanno tolto purtroppo la carta di credito che poteva essere anche PostePay. Comunque se collegate la PostePay ad un conto PayPal è la stessa cosa, e anche PayPal è molto più sicuro rispetto a PostePay. Poi fate Place Order Now, vi uscirà la schermata di PayPal o di Skrill, inserite i dati e procedete al pagamento. Prima di chiudere questo video volevo informarvi che la EA sta procedendo al ban di molti account. Personalmente io so conosco qualcuno che ha ricevuto questo ban e non l'ha presa particolarmente bene. Comunque, è una cosa, diciamo, che è avvenuta, sta venendo dall'ultima manutenzione che ha fatto la EA. Quindi, sta dicendo, qua bisogna bannare, ma per me stanno bannando maggiormente coloro che acquistano e vendono crediti, oppure quelli che acquistano più volte o che acquistano tanti crediti. Però c'è una soluzione a questo. Se non volete essere bannati, vi trasferite i vostri crediti su un altro account, su un nuovo account, e controllate sempre la vostra mail per vedere se vi arriva questa mail. Comunque questi sono accorgimenti. Mi raccomando, non fatevi bannare, perché se vi bannano, se vendete e acquistate crediti in maniera, diciamo, non proprio seria, diciamo, come posso dire, se vendete e acquistate crediti, vi bannano per direttissima. Invece se acquistate crediti, vi avremo un avvertimento. Poi il cartellino giallo, vi tolgono tutti i crediti, però i FIFA Points ve li lasciano. Se acquistate di nuovo crediti, vi bannano completamente, vi tolgono anche i FIFA Points. Questi sono accorgimenti, mi raccomando, fate attenzione, non fate attenzione quando acquistate crediti, e soprattutto fate attenzione alla vostra casella delle mail. Dunque ragazzi, qui è Giovi Spo, vi auguro un buon Natale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!